Bilancio di previsione 2018 del Consiglio Comunale di Scarperia e San Piero. Anche quest'anno sarà un importante momento in cui verranno esplicitate gli indirizzi e le azioni che questa amministrazione intende fare durante tutto il 2018. Le opportunità che indubbiamente ci sono state date dalla fusione ci permettono anche di avere una parte di risorse importanti da destinare agli investimenti. Consideriamo che il bilancio corrente del Comune di Scarperia e San Piero sono 11 milioni e mezzo e a questi dovranno aggiungere 4 milioni e passa di euro per gli investimenti. Questo sarà un bilancio che continuerà nel suo indirizzo di consolidare i servizi, addirittura per i servizi a Doranda, specialmente per chi usufruirà, le famiglie che usufruiranno del servizio dell'asilo nido, ci saranno delle riduzioni di aliquote grazie anche a delle risorse messe dal governo per gli spazi della prima e seconda infanzia da 0 a 6 anni. Ci saranno le opportunità di riduzione anche nella bollettazione della Tari, quindi i nostri cittadini che avranno da conferire del materiale presso il centro di raccolta di Borgo San Lorenzo, si troveranno sia cittadini di utenze domestiche sia imprese, quindi utenze non domestiche, di avere degli sgravi sulla propria bolletta del 2018. Allo stesso tempo ci saranno degli investimenti importanti, dicevo oltre 4 milioni, che andranno sia sulla riqualificazione degli impianti sportivi sia di Scarperia che di San Piero Assieve. Allo stesso tempo completeremo anche e continueremo nei lavori sull'antisismica sugli edifici pubblici, in special modo quindi sulla scuola media di Scarperia, lavori che inizieranno in primavera e poi, in attesa di definire il momento in cui potremo utilizzare le risorse che ci ha affidato il CIPE al termine del 2017, quindi i fondi ministeriali, anche sulla palestra scolastica. Questo per dire che il nostro bilancio ha un'opportunità rispetto magari agli anni passati, cioè quella di avere ancora di più risorse da mettere in campo per interventi, in investimenti, allo stesso tempo per consolidare i servizi, non toccando la tassazione che rimane inalterata come negli anni passati. Sappiamo che nel nostro comune già da 2014 non si paga la TASI, poi per fortuna con l'indirizzo del governo è stato esteso questo provvedimento per tutta Italia, ma noi avevamo già iniziato 2 anni prima. Allo stesso tempo non si pagheranno niente per ciò che riguarda l'IMU agricola su terreni, ma anche sugli annessi agricoli e neanche la tassazione sulla TARI degli annessi agricoli. Come da questo punto di vista avremo l'opportunità di mettere in campo molte risorse che continueranno nell'indirizzo della riqualificazione urbana, della manutenzione, oltre 300.000 euro libere che avremo sulla manutenzione stradale, più circa 200.000 euro per ciò che riguarda la pubblica illuminazione, altri interventi che riguarderanno sia il Palazzo dei Vicari con oltre 280.000 euro da sommarsi alle risorse precedentemente ricevute dal Consiglio regionale, come gli investimenti da poter fare nella riqualificazione urbana a San Piero per il millennio intorno all'area della Pieve, quindi anche oltre al Sagrato, anche la parte di competenza comunale davanti all'oratorio e i marciapiedi circostanzi, con l'impegno anche di riqualificare certi quartieri. Penso al quartiere di Cardetole, dove verranno investite, oltre alle risorse comunali, 250.000 euro, 250.000 euro anche da parte della Unione dei Comuni, per un intervento complessivo di 500.000 euro che riqualificherà tutto il quartiere di Cardetole, quindi con la pubblica illuminazione, asfaltature, marciapiedi e barriere architettoniche. Con questo poi saranno tutta un'altra serie di interventi che coinvolgeranno le varie strade, sia nei centri abitati più importanti, ma anche nelle frazioni, tenendo alta la manutenzione, la qualità e gli standard anche della vita nel nostro comune e anche della bellezza dei luoghi dove andremo a intervenire, come gli investimenti sulle aree giochi che verranno sia nei giardini pubblici di Scarperia, l'insediamento dei nuovi giardini, dei nuovi giochi inclusivi e il miglioramento e la sostituzione di quelli vecchi in altre aree gioco del comune. Io penso che, come tutto questo Consiglio Comunale, la discussione che andremo a fare insomma sarà molto importante, perché nell'approvare questo bilancio daremo ancora una continuità a questi 4 anni di risorse che abbiamo avuto tramite la fusione, dicendo anche nel 2018 abbiamo avuto un altro plus da parte del governo, cioè quello di trasformare il contributo al 50% dei trasferimenti statali che venivano dati
nel 2010 ai comuni di Scarperia e di San Sempiero a Sieve nel 60%. Questo è un dato importante perché rispetto a quando facemmo la fusione, molti dicevano che forse non avremmo ricevuto mai contributi, i contributi sono triplicati perché quando facemmo la fusione avevamo la certezza del 20% di questo trasferimento, adesso è il 60%, che vuol dire passare da 500.000 euro a 1,5 milioni di trasferimenti, oltre 500.000 della regione che si completeranno con quest'anno. Più gli interventi che faremo nella riduzione dell'indebitamento, quindi andando a estinguere altri mutui per consolidare finanziariamente il nostro comune. Dal 2014 a oggi abbiamo ridotto di 500.000 euro l'indebitamento comunale sui mutui e continueremo anche nel 2018 e probabilmente anche col prossimo bilancio del 2019. Quindi un bilancio espansivo, un bilancio che dà l'opportunità di crescere e di svilupparsi al nostro comune anche dai dati che riceviamo dagli oneri di urbanizzazione pagati che l'anno scorso sono aumentati rispetto al previsionale, già quest'anno ci danno l'indirizzo di uno sviluppo e una dinamicità soprattutto delle nostre attività produttive che sono insediate nel nostro territorio che si stanno espandendo, quindi creando anche più posti di lavoro. Quindi la fusione da questo punto di vista e questo mandato per ora si sta caratterizzando nell'aver abbassato le tasse, le aliquote più basse di tutti i comuni del Mugello, aver dato anche un'espansione di sviluppo per quello che riguardava le attività produttive, anche unendo vari regolamenti, quindi semplificando le opportunità di crescita, allo stesso tempo lavorare anche sui servizi, il consolidamento di questi per quelli che riguardano soprattutto le domande, dei servizi a domanda, e poi mantenere inalterata la tassazione e allo stesso tempo però fare investimenti che sicuramente hanno portato a migliorare la qualità della vita, la qualità del decoro del nostro comune, ma con questo non è che possiamo dire di essere contenti, ogni anno cercheremo di fare sempre di più per riuscire a compiere al meglio il mandato che ci è stato dato dagli elettori per questi 5 anni di amministrazione. Consiglio Comunale, approvazione bilancio previsione 2018-2020, triennio che comprende fra l'altro un anno che sarà al di fuori di questa legislatura. Infatti nel 2019 andremo alle nuove elezioni amministrative e che quindi ha portato sicuramente un pensiero a quello che sarà l'anno che poi successivamente, un anno e mezzo per il vero, che porterà alla considerazione della previsione per il futuro per i prossimi 3 anni. Bilancio studiato attentamente per quanto riguarda la lista civica Idea 2.0. Che dire, bilancio che si presenta nuovamente per il suo complesso abbastanza ben redatto, con attenzione, e quello che ci è apparso subito abbastanza importante è ciò che ancora rispetto agli anni prossimi ci saranno ancora un paio d'anni per quanto riguarda i finanziamenti relativi alla fusione che sono stati ottenuti dal governo. Di conseguenza risulta abbastanza facile fare una programmazione con un'entità di questa portata. L'attenzione che deve essere posta, secondo il nostro vedere, è quella invece a quando poi successivamente non ci saranno più questi fondi. Per quanto riguarda il merito del bilancio e previsione per questo triennio, ci aspettavamo che magari fosse dato un briciolo di più d'attenzione a quelle che sono le ormai ripetute e consolidate situazioni un po' macroscopiche. Mi riferisco a quel discorso dell'H2 ancora e per quanto riguarda il discorso del fabbrica ex Bianchini per quanto riguarda il capoluogo di Scarperia. San Piero a Sieve ho notato che ci sono state delle mosse per quanto riguarda l'incrocio tra via delle Mozzanete e via Cafaggio con la provinciale e un po' d'attenzione in più particolare magari andava ridata a quello che era il centro storico di San Piero, nonostante per il 2018, come ben sappiamo, ci sono quelli i festeggiamenti per il millennio, quindi l'attenzione soprattutto è andata alla Pieve e al rifacimento di quello che è una piccola parte della viabilità di San Piero a Sieve. Dunque, facile dire che non è con le leggi attuali facile approvare dei bilanci di questo tipo. Una parola vorrei spendere però in favore dell'amministrazione per quanto riguarda il discorso dell'attenzione a quelli che sono i tempi. Abbiamo anche su nostra indicazione forzato perché fosse possibile arrivare ad una possibile approvazione antecedente a quelle che era normalmente prassi avere. Sappiamo perfettamente che, sì, ecco, arriviamo alla fine, sappiamo perfettamente che non è facile ridurre
produrre un bilancio triennale di questa entità, soprattutto con le vigenti leggi, dettate dal nazionale, è chiaro, ma che comunque potremmo, come ripeto, dare ancora qualcosa forse in più, un po' più di attenzione a quelli che sono i rifiuti e a quelle che sono magari le aliquote sia sull'IRPEF che sull'IRAP e su quelle che sono le addizionali comunali. Grazie. Si parla di bilancio di nuovo, dopo un anno, di dove destinare questi soldi che dopo la fusione comunque ci sono arrivati, ne arriveranno, sono arrivati tanti. Gli investimenti, diciamo, cioè quantomeno dove vogliono impiegare questi soldi, diciamo è una cosa buona, pur essendo all'opposizione, devo dire che sono, diciamo, ben investiti. Ci duole, come sempre, che non si viene coinvolti come opposizione, perché anche noi abbiamo le nostre buone idee, i nostri buoni propositi. Comunque sia, come gruppo del Movimento 5 Stelle, ci siamo astenuti durante la votazione. Grazie. Commentiamo l'approvazione del bilancio previsionale del 2018 del Comune Scarpieri e San Piero. Questo è il quarto bilancio previsionale che questo Consiglio Comunale approva e grosso modo vengono confermate le linee già tracciate negli anni passati, cioè i risultati ottenuti con la fusione dei due comuni vengono consolidati con un mantenimento delle tariffe già ridotte gli scorsi anni al minimo e con un livello di investimenti importante per il nostro comune. Penso a più di 4 milioni di investimenti per quanto riguarda le opere pubbliche e poi investimenti per quanto riguarda sia sociale che scuole. Penso a mantenimento dei posti nell'asilo nido e al sostegno alle famiglie bisognose nei nostri complessi scolastici. Poi per quanto riguarda l'aspetto dell'indebitamento del comune, dobbiamo dire che i soldi utilizzati, ottenuti dalla fusione dei comuni sono stati utilizzati per ridurre il cosiddetto indebitamento, cioè i mutui pregressi presi dai rispettivi comuni che nell'arco di 3 anni sono stati dimezzati. Quindi una politica anche lungimirante che permetterà anche in futuro di poter investire e fare investimenti per migliorare la qualità della vita del nostro comune. Si continuano ad alienare immobili comunali ed in particolare di edilizia residenziale pubblica, ben 16 alloggi, senza prevederne la costruzione di nuovi. Sebbene ancora non presentato il piano finanziario di Alia, ad oggi ancora paghiamo nella Tari l'ammortamento di un servizio che non abbiamo, il porta a porta. Non potendo in questo modo applicare una tariffazione puntuale sull'indifferenziato prodotto e continuando a pagare le penali per la scarsa percentuale di differenziazione che abbiamo. Troviamo positivo il fatto che per la diminuzione degli sprechi si diminuiscano le tariffe dei rifiuti alle utenze non domestiche per le donazioni di prodotti alimentari e farmaceutici. L'altra previsione di diminuzione della tariffazione per le famiglie che conferiscono direttamente i rifiuti nel centro raccolta andrà a favore soltanto delle famiglie che oggettivamente potranno farlo. Non condividiamo il fatto che l'addizionale comunale IRPEF sia allo 0,8 per tutti i redditi, senza scaglioni veramente proporzionati. Ricordiamo che per la fusione dei comuni era prevista una tariffazione dello 0,4. In particolare notiamo nelle voci di previsioni un aumento del fondo per la tutela della salute, però anche una diminuzione dei fondi per l'istruzione e il diritto allo studio, per il turismo, l'assetto del territorio e dell'edilizia abitativa, per i trasporti e il diritto alla mobilità, per le politiche sociali e della famiglia e per le politiche del lavoro e della formazione professionale. Il Consiglio Comunale di Scarpieria e San Piero ha ritenuto nello scorso
mese di ottobre, di affidare la figura di Presidente del Consiglio Comunale al sottoscritto qui presente davanti a voi. Si è trattata di una scelta dettata dalla grande crescita del nostro comune, un comune di 12.500 abitanti, frutto della fusione di due comuni che, stando agli organi di controllo a vario livello regionale e nazionale, ormai movimenta una serie di attività e anche di cifre in bilancio degne di un comune di 30-40.000 abitanti. Era giusto, visto che è stata creata con nuovo regolamento la figura del Presidente del Consiglio, dotare l'istituzione di questa figura, che è una figura a tutela della funzione del Consiglio, in particolare dei consiglieri, del loro ruolo e della loro possibilità di svolgere il loro ruolo di indirizzo, quindi di produzione politica a loro discrezione e anche di controllo, garantendo a loro la massima agibilità dell'istituzione. È una cosa di cui dobbiamo rallegrarci tutti come comunità di Scarperia e San Piero, perché è un segno tangibile del grande successo del progetto di fusione fra i due comuni.